In tempi di culle vuote e denatalità fa notizia ogni nuovo nato. E lo fa ancora di più nei piccoli paesi della pedemontana, dove il pericolo spopolamento è più che mai sentito. Ecco perché a Castelcucco il sindaco ha deciso di festeggiare ogni nascita con un cartello e il relativo nome affiancato ad un enorme fiocco. Porta a pochi mesi la delibera di giunta che abbiamo fatto, con il quale si intende in qualche maniera dare il benvenuto a tutti i nuovi nati della comunità di Castelcucco. Quindi appendiamo fuori alle porte del comune un fiocco, rosa o azzurro a seconda del bimbo o della bimba che arrivano, con il nome, non il cognome naturalmente, e poi al momento della registrazione all'anagrafe ai genitori consegniamo anche un presente, un piccolo pacco omaggio. E siccome qua in pedemontana sono gente pratica, nel pacco le cose futili non trovano spazio. È un pacco che contiene delle saponette, dello shampoo, delle salviette, sostanzialmente delle cose pratiche, perché qui a Castelcucco vogliamo essere pratici e dare cose concrete. Ma i festeggiamenti per ogni nuova culla non si fermano qui. Con il pacco c'è anche una pergamena con relativo invito. Un invito poi alla tradizionale piantumazione dell'albero, che a Castelcucco viene eseguita sempre nel mese di settembre come momento di comunità in cui si festeggia tutti assieme appunto i nati dell'anno precedente, e si fa anche una festa o una camminata a seconda di come viene organizzato l'evento, ma è un bel momento per fare comunità e per trovarsi assieme. Qualcuno penserà a piccole cose, ma che qui almeno pare funzionino, visti i nuovi nati, tutti di giovani coppie che comunque hanno deciso di restare a Castelcucco. Dai 20 ai 25 bambini ogni anno come natalità, quindi siamo sull'ordine dell'1% della popolazione, mi sembra anche buona. Diciamo che tra nati e morti siamo abbastanza in equilibrio.